Possiamo mettere un campanellino qua per... No, campanello per spegnere il... Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Del Presidente, a firma congiunta con l'assessore Gian Pedrone, numero 8, deliberazione numero 15 del Consiglio del Monte Parco dell'Antola concernente il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, anche la successiva è sempre un'approvazione, rendiconto del parco, Consiglio Ente Parco di Portofino. Poi invece tutte le altre delibere dalla 10 alla 14 sono a firma congiunta Presidente e Vicepresidente, sono prese d'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio di alcune aziende pubbliche di servizio alla persona, quali Casa di Riposo, Senatore Borrelli di Imperia, poi la sempre ASP Casa Nostra Signora di Misericordia di Celle Ligure, dell'azienda di servizi alla persona Istituto Domenico Trincheri di Albenga e invece della sempre dell'ASP Opere Pie Riunite Devoto Marini Simboli di Lavagna. No, ah, non ho letto, l'ho saltato, ho sbagliato, sì, lo so, quindi della Lisa, Lisa, è la numero 10 che è Lisa. Lisa sono sempre a firma congiunta. Poi, numero 15 del Vicepresidente, recepimento accordo, esiste l'articolo 2, comma 1, lettera B, del decreto legislativo 281 del 97 tra Governo, Regioni e Province Autonome, Trento e Bolzano, sul documento recante linee guida nazionali per interventi assistiti con animali. Sì, ecco, è un provvedimento che recepisce le linee guida nazionali in materia di pet therapy. E si tratta di affiancamento alle cure tradizionali di un supporto psicologico e affettivo di alcuni animali. È un provvedimento che non comporta alcun onere, però è una terapia assistita con animali per determinate patologie, terapie di tipo educativo, anche interventi di tipo ludico ricreativo. È interessante e ritengo che sia utile anche nella nostra regione sviluppare questo sistema di terapia assistita. Numero 16 del Vicepresidente, recepimento accordo su linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali. Sì, anche qui si tratta di recepire un accordo, le ASL sono titolari della gestione di tutte le attività dedicate alla tutela della salute della popolazione carceraria e dei bambini a seguito delle madri detenute, quindi ritengo che sia un atto importante per questo aspetto dedicato all'interno degli istituti penitenziari per adulti. La numero 17 è rinviata, la numero 18 dell'assessore Cavo, accreditamento strutture formative, macrotipologia, approvazione di valutazione domande di accreditamento degli istituti professionali di Stato e sensi della DGR 422-994 del 2014. Sì, si tratta di fatto di una presa d'atto dell'accreditamento fatto da ASPI, di questi istituti professionali che vengono messi a disposizione per i corsi di formazione professionale, ovvero per garantire un'offerta maggiore ai ragazzi che finite la terza media, altrimenti non proseguirebbero con il normale percorso scolastico. Sono i cosiddetti istituti che fanno corsi di formazione professionale in tutti i realtà. Cioè non vengono fatti corsi dagli enti di formazione esterna, ma direttamente dagli istituti, negli istituti, con un costo evidentemente molto più basso di 200.000 euro, quanto invece i costi molto più alti della formazione professionale esterna. Questo permette di mantenere nel percorso di studi circa 1.000-1.400 ragazzi in Liguria che altrimenti probabilmente abbandonerebbero la scuola. Questo ovviamente si tratta di un accreditamento puro tecnico, valutato da ASL, che non comporta nessuna spesa. È importante perché se tra l'altro mi hanno anche detto che tutti quelli che hanno fatto richiesta sono stati accreditati. E adesso è fuori il sacco del Vicepresidente, legge 135 del 1990, atto 1 Imperiese, utilizzo economie di euro 88.969,16 per acquisto di ecotomografo da destinare al padiglione malattie infettive dell'ospedale di Sanremo. Invece dell'assessore Scaiola,
legge regionale 10 del 2004, autorizzazione e svincolo dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica di 15 unità immobiliari siti in Cairo Montenotte, via Borgo Gramsci, 1933, di proprietà dell'Arte di Savona. Non abbiamo altri punti all'ordine del giorno, grazie, commissario. Pronto? Franni, se la fosse un po' scrivi per la tua gioia, aver letto che queste case sono fatte dall'istituto. È stato